Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi volevo parlarvi di due mie considerazioni per quanto riguarda il video che ho fatto qualche settimana fa sulla situazione degli iscritti ricambi. Beh, innanzitutto devo dire che ha avuto particolarmente successo per quanto riguarda le visual. Nel senso, siamo arrivati quasi a 100 e probabilmente è il video che è stato più commentato tra tutti quelli che ho appunto pubblicato. E proprio su questo volevo andare a incentrarmi oggi. Nel senso, in questo momento ci sono 56 commenti e non potete immaginare quanti altri commenti io abbia direttamente bannato, perché lì vabbè era proprio spam palese, c'erano link e tutto e questo non mi andava bene. Finché scrivo un iscritto ricambi, me ne posso anche stare, proprio perché appunto volevo vedere cosa accadeva, cosa sarebbe accaduto con questa pubblicazione, mentre vabbè, ti proprio mette il link, ovviamente lo segnalo per spam. Ad ogni modo, avevo due piccole considerazioni da fare. Il primo, su il quanto sia realmente credibile la gente che scrive iscritto ricambi, oltre al vario a tutti i discorsi che avevamo già fatto per quanto riguarda il fatto di quanto sia realmente utile fare iscritto ricambi. Se non avete visto questo video, vi lascerò il link a fine video proprio per rimandarvi sul fatto di come realmente si dovrebbe crescere su YouTube e non con l'iscritto ricambi. Ad ogni modo, devo valutare che a parte alcuni dei ragazzi che mi seguono, che hanno commentato ovviamente un po' per scherzo con iscritto ricambi e roba varia, tante tante persone veramente hanno scritto roba abbastanza senza senso, cioè nel senso, io ho fatto un video contro iscritto ricambi e tu sotto il mio video, perché ho messo nei tag iscritto ricambi sotto il mio canale, sotto il mio video che proprio è contro quel genere di cose, tu vieni a scrivere iscritto ricambi. Questo perché l'ho fatto? Ho messo iscritto ricambi perché ho visto che ci sono tanti video che normalmente con questo titolo vengono fatti da dei ragazzi per portare gente sui propri canali, attirando l'iscritto ricambi, perché tanta gente è a favore dell'iscritto ricambi. E io appunto per questo ci ho voluto mettere iscritto ricambi, per vedere appunto quanti realmente di quelli che commentano queste cose, questi video, guardino realmente il video, perché se uno avesse visto il video di sicuro non avrebbe scritto iscritto ricambi, perché saprebbe che io prima di tutto lo segnalerei e penso che nessuno si voglia essere segnalato a caso, cioè non a caso perché alla fine c'è un motivo, cioè nel senso penso che nessuno voglia farsi segnalare di proposito e allo stesso tempo, cioè venir preso per il culo un po' da tutti, perché vai sotto un canale che odia iscritto ricambi da sempre, che sai che li segnala e tu gli vai sotto a scrivere iscritto ricambi, cioè sai che ti becchi la segnalazione. Quindi, tra l'altro, gente che vedo proprio che gli dice iscritto ricambi, se non ti iscrivi mi disiscrivo, minacciano o ti iscrivi, bastardo, non ti sei ancora iscritto, bene, ti segnalo la pagina, ma roba così, senza motivo. E penso che invece qualcun altro, un po' più intelligente, per altri versi, diciamo, che abbia visto questo video, se la sia un po' presa, si sia sentito un po' tirato in causa. Infatti, ci sono alcune persone, penso una, forse due, finalmente, che mettono i dislike. Quindi, da un lato, sono un po' eccitato, il mio primo piccolo e ignobile hater, direi, perché comunque ho visto che da un paio di video, ogni tanto, il dislike c'è ed è sempre motivato, nel senso nessuno scrive guarda secondo me hai sbagliato questo o dovevi fare così, quindi semplicemente ho il primo hater il che mi fa piacere, perché tanto per darmi il dislike, cosa che non, cioè, non cambia niente visto il grande supporto che mi date voi, perché normalmente se c'è un dislike in controparte ci sono almeno 10-15 like. Lui è tanto caro che comunque entra e mi dà una visual. Magari controlla a vedere se altri hanno messo dei dislike, quindi mi dà più di una visual. E su questo sono felice, quindi non è che mi dà fastidio avere uno che mette un dislike, perché fondamentalmente, come ho detto nello scorso video, sempre se non l'avete visto vi consiglio di andarlo a vedere. Non mi dà fastidio un dislike. In particolare se sono
anche certi tipi di dislike, perché se non sono, innanzitutto, se uno me lo motiva, cerco di recepire il consiglio, poi magari ci troviamo in disaccordo, questo ci può stare, magari non seguo poi il suo consiglio, però quando è motivato mi fa piacere riceverlo, nel senso, se poi uno mi spiega il perché. Se invece uno lo mette tanto per, fondamentalmente, cioè a me non me ne frega niente, perché tanto comunque le visual me le ha date, e quindi, come disse il caro Zeb, cioè, anche lui se ne frega altamente dei dislike, perché comunque è gente che il video, lui lo odia, e il video glielo guarda lo stesso, quindi fondamentalmente a me la monetizzazione arriva lo stesso, e se mi mette il dislike, mi fa solo che piacere. Perché comunque l'ha visto il video. Detto ciò, tornando al discorso un po' degli iscrittori cambi, è che era una prova per vedere quanta gente realmente vedesse il video. Perché infatti in giro, quando la gente fa titoli tipo iscrittori cambi mattivi, iscrittori cambi, ti sponsorizzo, tutte queste cazzate qua, hanno tante visual, sono video lunghi, tipo da 50 minuti, un'ora, 40 minuti, veramente inutili, e allo stesso tempo sono pieni di commenti del tipo iscrittori cambi, iscritto mi sono ricambiato, bel video, like, iscritto attivo, eccetera eccetera, che poi magari di quest'ora realmente il video è stato visto forse 15 secondi, giusto il tempo di cliccarlo, entrare, scrivere iscrittori cambi. Detto ciò, sono sicuro devo dire che anche questo video, siccome metterò nei tag iscritto e metterò nei tag anche ricambi, avrà un po' di commenti di nuovo del tipo iscritto ricambi, gente che tanto sicuramente a questo punto del video non ci sarà arrivata, perché tanto avranno visto i primi 10 secondi e avranno scritto iscritto ricambi. Di conseguenza soltanto voi che mi seguite sarete arrivati penso a questo punto, e potrete probabilmente, se tornate tra magari uno o due giorni dalla sua uscita, tornare a vedere quanti iscritti ricambi arrivano, perché ho deciso che anche sotto questo video, appunto, li lascerò comparire, tranne ovviamente chi mette il link, perché quello verrà comunque segnalato, perché non voglio link diretti, di conseguenza li segnalo. E questo è un altro piccolo esperimento, a parte per comunicare che forse ho il primo hater, e quindi me ne sto, perché tanto i visual me le dà anche lui, e magari poi ci ritroveremo più avanti a ritrattare questo discorso dopo che avremo visto se anche qui realmente con il tag iscritto e con il tag ricambi ci saranno tanti commenti di questi piccoli geni malefici. Quindi grazie per l'attenzione ragazzi, era solo un piccolo video per darvi alcune informazioni su quello che ho notato dopo quel video, e noi ci rivediamo alla prossima. Don't know.